Ciao ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi ho pensato di mostrarvi la mia night routine autunnale. Visto che l'ultimo video che è andato online riguardava la mia morning routine, ho pensato di fare la continuazione di questo video e quindi mostrarvi quello che faccio la sera prima di andare a letto. Tra l'altro voglio ringraziarvi tutte perché siete state molto carine nell'ultimo video, appunto quello dedicato alla morning routine, che tra l'altro vi è piaciuta molto, vi avete lasciato dei commenti veramente molto dolci, molto carini, mi hanno fatto veramente un sacco piacere, quindi volevo ringraziarvi tutte. E tra l'altro oggi era l'ultimo giorno per partecipare al giveaway che ho aperto settimana scorsa nel video What's in my bag. In realtà in questo momento non so dirvi ancora il nome della vincitrice perché sto registrando questa intro qualche giorno prima della pubblicazione del video, ma sicuramente quando il video sarà online sotto nell'info box troverete, insomma ci sarà il nome della vincitrice, quindi mi raccomando andate a controllare. E per la vincitrice mi raccomando contattami via mail, trovi la mia mail qua sotto nell'info box in modo da potermi dare tutti i tuoi dati per poter effettuare la spedizione. Per tutte le altre ragazze invece c'è un'altra possibilità perché anche questa settimana ho messo in palio un'altra scatolina di puro bio. Anche questa, come potete vedere, è molto molto simile alla confezione del giveaway precedente. L'interno è fatto nello stesso identico modo, tra l'altro con il suo certificato di qualità di puro bio. Ci sono sempre all'interno due prodotti labbra, un rossetto e la sua matita abbinata. In questo caso, in questa confezione, c'è il rossetto numero 04 e la sua matita abbinata, la numero 38. Anche di questi due prodotti vi faccio una ripresa più da vicino per mostrarvi la colorazione. Questo rossetto sui toni è del fucsia, mentre invece la confezione del giveaway precedente era sui toni del rosa. Ovviamente non vado a mostrarvi questi due prodotti perché non voglio assolutamente rovinarli, non voglio toccarli, non li ho neanche aperti. Vi mostro il mio rossetto, visto che anch'io ho la stessa colorazione. Le regole per partecipare sono sempre le stesse, ovvero essere iscritte al canale, lasciare un mi piace sotto questo video e lasciare un commento sempre sotto questo video. Mi raccomando, partecipate in tantissime, vi faccio un in bocca al lupo a tutte. Il giveaway durerà sempre una settimana, quindi troverete il nome della vincitrice nel video di martedì prossimo. E niente, adesso non mi perdo più in chiacchiere e vi lascio alla mia night routine. La prima cosa che mi piace fare quando rientro a casa dopo una giornata di lavoro è quella di mettermi subito comoda. Non riesco a stare in casa con i jeans, una camicia, le scarpe, proprio non ce la faccio, devo subito mettermi comoda. Quindi innanzitutto vado a riporre la borsa e il giubbino e poi un'altra cosa che tolgo sempre quando rientro a casa è l'orologio. Non riesco a tenere l'orologio al polso mentre sono in casa, non so perché ma mi dà fastidio. Una volta tolto l'orologio, tolto il giubbino, vado sempre a mettere in carica il telefono perché al 99% il mio telefono è sempre scarico, la batteria mi dura veramente pochissimo, dura circa mezza giornata. E poi vado a scegliere l'outfit da indossare per stare bella comoda e al caldo in casa. In questo caso ho deciso direttamente di indossare il pigiama, questo è di Oysho ed è veramente super morbido, tiene un sacco di caldo. Per quanto riguarda i pantaloni invece ho deciso di tenere i leggings perché comunque sono molto comodi anche per stare in casa, che ho deciso poi di abbinare con queste fantastiche calzine di Tezenis, che anche queste tengono caldissimo, le ho acquistate circa da un paio di settimane, quindi magari potete trovarle ancora. Sono in perfetto mood natalizio con il pacchettino rosso, le trovo veramente deliziose. Dopo essermi messa bella comoda, mi piace rilassarmi sul letto mentre aspetto la cena. Dopo la cena vado subito a struccarmi. In questo periodo sto utilizzando quest'acqua micellare purificante della sua Bioethic all'aloe vera e devo dire che mi sta piacendo molto. Come prima cosa vado a struccare il viso e poi passo agli occhi. Per quanto riguarda gli occhi utilizzo meno quantità di prodotto perché altrimenti mi brucia un pochettino. Vado poi ad utilizzare questa spazzola elettrica per pulire più in profondità il mio viso con un detergente delicato. Questo è un passaggio che faccio tutte le sere e che non può mai mancare perché mi sono accorta che la mia pelle è molto più pulita, presenta meno impurità e quindi non posso più farne a meno. E dopo vado a farmi una bella doccia calda. Per quanto riguarda il corpo sto utilizzando da un paio di settimane questo scrub dal profumo esotico, mentre per i capelli ho utilizzato lo shampoo dell'Alterna, il Bamboo Smooth, e per quanto riguarda la maschera invece sto utilizzando questa maschera riparatrice della Cause Nature all'avocado e mandorle.
Prima di asciugarmi i capelli vado ad utilizzare questo spray termoprotettivo della Adorn. E poi vado a dare un po' di volume ai miei capelli con questa mousse volumizzante sempre di Adorn. Passo poi alla maschera e stasera ho deciso di utilizzare questa di Hello Body, che è realizzata con ingredienti naturali, come ad esempio l'olio di avocado e il fango termale. Infatti il profumo è veramente molto molto buono. Questa maschera rende la pelle molto più morbida senza seccarla e aiuta anche a diminuire i pori dilatati. La sto utilizzando da circa un paio di mesi, 2 volte a settimana, e mi sta piacendo tantissimo. Come ultimo step passo la crema per il viso, questa la sto utilizzando da 2 settimane tutte le sere, rende la pelle molto più compatta e va a ritardare anche la comparsa delle rughe. Alla sera mi piace sempre accendere una candela per profumare l'ambiente. Questa è il profumo di zucca e waffle ed è una delle mie candele preferite del periodo. La sera, prima di andare a dormire, mi piace sempre guardare o un film o una serie TV. In questo caso stavo guardando ancora Grey's Anatomy, questa è la 13ª stagione e devo dire che Grey's Anatomy è una delle mie serie TV preferite in assoluto. E mentre mi rilasso al computer guardando una nuova puntata, ho deciso di bermi anche una bella tazza fumante di cioccolata calda. Quando inizio ad essere un po' stanca e dopo aver guardato magari anche più di una puntata, vado in bagno a lavarmi i denti prima di andare a letto. Una volta a letto imposto la sveglia per il giorno dopo perché non riesco a svegliarmi altrimenti senza sveglia, mando la buonanotte a ste e vado a letto. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo venerdì con un nuovo video, ciao!